che siamo tutti dei delinquenti solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Oh, AC Milan. Dico che siamo tutti dei delinquenti solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale finché vivrò. Io sarò un rosso nero, io sarò un rosso nero. Per il Milan canterò, combatterò finché vivrò. Io sarò un rosso nero, io sarò un rosso nero. Per il Milan canterò. Su, cantiamo tutti insieme rosso neri lì. M-I-L-A-N nel mio cuore, il Milan nel mio cuore. Nel mio... Per sempre rosso nero io sarò. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Vi lascio in descrizione il link Maglie Calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine, i pagamenti sono alla consegna. Quindi buongiorno ragazzi, siamo già carichi e come vi dico sempre, concentrati, mani sulla testa, in piedi sul divano e mandare la carica e l'energia positiva ai nostri ragazzi che come sempre hanno bisogno di noi veri e sottolineo veri tifosi al loro fianco. Ragazzi, la partita è importante perché comunque dobbiamo far vedere subito di esserci ripresi. Sono convinto che chiunque scenderà in campo sarà all'altezza della situazione. Non andiamo a preoccuparci troppo di chi giocherà e chi non giocherà. Çalhanoğlu verrà vagliato stamattina e a differenza di quelli che si vantano di dare notizie in precedenza, come lo Zoccolo Duro che ieri ha detto che lui in precedenza aveva detto che Çalhanoğlu si era infortunato. Il fatto che Çalhanoğlu si era infortunato l'avevamo visto tutti, caro il mio Zoccolo Duro. E seconda cosa, Çalhanoğlu, giusto per dirti qualche cosa di vero, verrà vagliato stamattina. Ancora non c'è niente di sicuro sul fatto che Çalhanoğlu giochi o non giochi. Quindi quando ti vanti di certe cose, almeno di la verità, coglione. E comunque andiamo avanti, non mi interessa più di parlare di Zoccolo Duro, tanto è indegno di essere chiamato tifoso del Milan perché è indegno dei nostri colori. Andiamo avanti con quella che potrebbe essere la formazione, che vedrà sicuramente Gigio Donnarumma in porta, Davide Calabria che viene da una partita esemplare contro la Juve, Davide Calabria tornerà sulla destra, e Theo Hernandez sarà sulla sinistra con Kier e Romagnoli centrali. Quindi anche per Kier un leggero affaticamento nella scorsa partita, è uscito preventivamente ma sarà in campo oggi. Tonali che sì, tornano a centrocampo, soprattutto Tonali che ha scontato la squalifica. Davanti dovremmo vedere Castillejo, Hans-Peter Hoge sulla sinistra e uno fra Brahim Diaz e Çalhanoğlu centrali come trequartista, davanti il solito Rafa Leao. Quindi come vedete il Milan, pur con tante defezioni, riesce a mettere in campo una squadra che può affrontare chiunque. Quindi ripeto a tutti quelli che si sentono in grado o che si sentono così furbi e intelligenti di poter chiedere a una dirigenza come quella del Milan, dopo che tutto il mondo sta affrontando il Covid, dopo che le dirigenze, che le società di calcio sono al collasso, dopo che sono un anno che non entriamo allo stadio, quindi ogni società non può e non ha liquidità di soldi. Quindi quando parlate e fate i vostri proclami, Maldini, muoviti, mettetevi in testa una cosa, il Milan comprerà solo e soltanto se ci saranno delle opportunità di mercato. E a oggi l'unico giocatore sicuro di venire al Milan, l'unica posizione che il Milan andrà a fare un acquisto, è il difensore. Il Milan difficilmente andrà a comprare altro, a meno che non capiti qualche opportunità di mercato, come può essere stata quella di Kier a gennaio dell'anno scorso. Quindi quando parlate
e dite quello che i vostri utenti si vogliono sentire dire. Perché io stavo guardando i messaggi prima di quello del video di ieri dello Zoccolo Duro e tutti i suoi utenti scrivevano sotto: "Dai Zoccolo, fatti sentire!" E lui puntualmente nel video dopo ha fatto quello che chiedevano i suoi iscritti. Questo cosa vi sta a significare? Questo cosa sta a significare? Che lo Zoccolo Duro, lo dice il nome, è una grande zoccola, con tutto il rispetto per le persone che purtroppo vengono costrette a fare questo tipo di cose. Io, chi non mi conosce, chi mi conosce sa che sono contrario a qualsiasi forma di sfruttamento sulle donne, a qualsiasi forma sullo sfruttamento delle donne, e sono anche abbastanza attivo su questa cosa, contro questa cosa. Non sto a spiegarvi che cosa, ma non, perché non mi interessa fare queste cose. Ma lo Zoccolo Duro, sei una grande sei la zoccola del web. Fai solo e soltanto quello che ti chiedono per soldi. Fai solo e soltanto quello che ti chiedono per soldi. Sei ridicolo. E come dicevo ieri, e come ho scritto ieri, ricordatevi che per definirsi tifosi del Milan non basta mettersi una maglietta addosso. E io proprio per questo in questo periodo non mi sto mettendo nessuna maglia del Milan addosso. Proprio per farvi capire che essere tifosi del Milan lo si è nel sangue, non lo si è nei vestiti. Quindi badate bene e scegliete bene chi seguite sul web, perché tanti di loro sono venditori di fuffa, chiacchieroni, gente che va allo stadio solo quando gli fate le donazioni e possono comprarsi un biglietto. Gente che compra una maglietta del Milan, vi chiede la donazione per comprare le magliette del Milan. Gente che spende soldi solo e soltanto perché glieli date voi per il Milan. A differenza di gente che va in curva da tanti anni, o chi va allo stadio da tanti anni e tira fuori i soldi di tasca propria per il Milan. Quindi ragazzi, veramente diffidate da certe persone che vi riempiono d'aria fritta, perché inizierà la mia campagna contro tutte queste persone. Perché stasera io chiedo questo ai miei utenti: stasera io non so come andrà a finire la partita, ve l'ho già scritto ieri sera. Come finire la partita non lo so. Spero che vada a finire bene, spero che il Milan vinca. E se il Milan dovesse vincere, io spero di non vedere tutti questi YouTuber esultare per la vittoria del Milan, perché allora ci sarà un video di dissing nei vostri confronti dove vi riempirò di parolacce. E io spero tanto che voi mi rispondiate, perché ho sentito dire che qualcuno, che la merda dello Zoccolo Duro, ha detto che io faccio questo per le visualizzazioni. No, fratello, io non faccio questo per le visualizzazioni, io faccio questo perché amo il Milan e tu lo sai bene. E tu lo sai bene perché sei stato uno di quelli che mi ha sempre aiutato, che mi ha aiutato all'inizio. E io non faccio questo per le visualizzazioni né per mancarti di rispetto. Io faccio questo contro tutte le persone che mancano di rispetto al Milan. Contro tutte quelle. E mi dispiace perché io so che sei una persona che mi ha aiutato all'inizio, quindi mi dispiace fare questo. Ma purtroppo il Milan viene prima di tutto. Io sono disposto anche a chiudere il canale domani mattina se mi dicono che ti posso riempire di parole, per non dirti che ti potrei riempire di altro. Sarei disposto a chiudere il canale domani mattina per poterti riempire di qualcosa e non di parole. Va bene, ci sentiamo nel pomeriggio, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore rossonero, ciao.